Amici di Piero, bentornati. Bentornati per questo terzo quarto con la schienona di Gio Romei, pronto per battere la rimessa. Lollo, quintetto base, Lollo Barbizan, entra Ago Romei al posto di Sovilla, entra Boss che va in arresto e tiro un po' cortino in mezzo all'area. Allora Banfi contro Lollo, Sacca contro Romei, l'altro Romei contro De Franco, in mezzo all'area Sacca veramente dalla media è immarcabile. Barbizan e poi Lollo che poppa fuori e poi cerca le sportellate. Barbizan, semigancio contro Roppo e nel mismatch Barbizan conquista due tiri liberi. Primo fallo di Roppo, partita che corre via abbastanza easy come falli. Buono il primo libero di Barbizan, 27 pari. Manuel sicuramente avrà strigliato, è lungo il secondo tiro libero, avrà strigliato sicuramente i suoi nella pausa per la scarsità di punti e la poca determinazione nel giocare. Sotto per Sacca in allontanamento, poi cerca anche un fallo a cui non viene fischiato. Allora Lollo prende il blocco di Romei, in mezzo all'area Lollo, corto e poi Gio Romei, viene passaggio a livellato da parte di Roppo. Due liberi per Giovanni Romei. Bosa è qui vicino a noi, pronto per curare il contropiede. Sì, il primo libero Romei va dentro, molto bene. È corto il secondo libero di Romei, poi perde pallone intercettato da Ago Romei, Banfi e poi lo riconquista. Allora ancora Banfi, prende il blocco, scarico fuori per Roppo, arresto e tiro in mezzo all'area di Roppo che non va. Romei ancora rimbalzo, Sacca cerca di rubare, poi Lollo lo aiuta, blocco di Barbizan che rolla fuori, in uno contro uno, si avventura in un terzo tempo strano che non finalizza. Banfi per la corrente Barliero e poi fallo. Fallo su De Franco da parte del numero 11 Barbizan, rimessa dal fondo, 16 secondi da giocare. Doppio blocco e poi infrazione di 5 secondi per la seconda volta. I giocatori di Boffalora non riescono a liberarsi delle cure molto affettuose da parte dei giocatori del Basket Rovello e quindi rimessa per il Basket Rovello. Boss per Barbizan, per Lollo, prende il blocco di Barbizan, Lollo rolla fuori Barbizan, invece rolla dentro Ago Romei che sa usare molto bene il vetro e mette il 30° punto di questa partita. Scarico in mezzo all'area improbabilissimo per il povero Verliero, intercettato da Boss. Barbizan, Zingaration in mezzo all'area e poi Lollo finta al tiro, si ferma, abbiamo Bosa da solo, ancora sotto per Romei, deviata da parte di Romei, passaggio poco probabile. 30-27, 7-20 da giocare in questo terzo quarto. Lollo contro Banfi
esce dai blocchi Roppo, riceve invece sotto De Franco contro Romei. Barbizan va a rubare sul palleggio, poi Bosa va molto facile a realizzare sull'assist di Lollo Lanzi e sulla rubata il 32esimo punto per il Basket Rovello. Dobbiamo cercare di scappar via un Pechino. Ancora Sacca che cerca di seminare zizzania nella difesa del Basket Rovello, scarico fuori poi per Roppo. Roppo ancora e poi fallo, fallo di Barbizan ancora su Roppo, sulla penetrazione di Roppo. Rimessa dal fondo, non è buono il canestro naturalmente. Uscirà ora nel cambio De Franco, al suo posto il numero 7 Cagner. Riceve Banfi contro Lollo, fuori pronto per ricevere Verliero, ancora Lollo, scarica per Roppo. Roppo che è poco preciso sulla sua realizzazione da tre, sputata dal ferro e poi fallo di Lollo su Banfi che gli stava scappando via. Fallo provvidenziale, terzo fallo del Basket Rovello ed è il primo fallo di Lollo. Ancora 14 da giocare per i ragazzi di coach Pastorello. Esce Banfi per ricevere sotto Verliero, ancora Banfi cerca l'uno contro uno, la scarica Verliero che viene lasciato praticamente solo sulla linea della carità e mette il 29esimo punto per i ragazzi di Boffalora. Anche loro a zonaccia adesso, saccava a rubare palla e poi Barbizan per Lollo, Lollo per Romei, Romei che cerca di fare passi ma non ce la fa e allora Lollo, Lollo, poco precisa la bomba di Lollo, poi il pallone viene scagliato da Cagner addosso a Romei e il basket boffalorese riconquista il pallone. Sempre Banfi contro Lollo. Banfi per Sacca che si appoggia e poi 3 contro 1 non ce la fa. Lollo fuori per Romei, Romei che va in penetrazione poco, poco pulita, molto avventurosa, ha avuto un pochino di paura. Bomba cortissima e poi Gio Romei una buona, un buon recupero, un buon rimbalzo. Barbizan sotto per il nostro Ago Romei, fallo, fallo del numero 7 credo, primo fallo, esce Sacca ed entra il numero 9 Viganò e per noi esce Romei ed entra il nostro Davide Pessina. Dottoressa questa sera distratta, distratta da, dalle chiacchiere. Ago, buono il primo libero di Ago. Secondo libero di Ago, mani dolci di Ago, 34 Basket Rovello, 29 per Boffalorese. Ancora Banfi che la dà sotto e poi una buona difesa da parte di Ago Romei su Verliero che lamenta un fallo. Boss prende il blocco di Romei, ancora Boss che gira intorno a Banfi, ancora Boss, la scarica poi per Barbizan, Barbizan che ha mani bagnate questa sera, poco scarico, poco opportuno su Verliero che poi riesce a servire in qualche modo Roppo.
riconquista una rimessa poi Roppo, ancora Roppo che funge da playmaker al posto di Banfi, fuori per la penetrazione di Cagnier, si svita intorno al piede perno e poi perde il piede perno Cagnier, infrazione di passi giustamente fischiata. Riprendiamo con la rimessa del PES per Lollo, loro sono a zona in questo momento, noi cerchiamo di servire come al solito i nostri bombaroli. Lollo, la scarica per Romei che va in uno contro uno, scarica sotto per Barbizan, fuori per il Pessina che ha mani dolci, questa volta sono poco dolci le mani di Pessina, toccata da Romei, poi la palla riconquistata per i ragazzi di Coach Pastorello, 3.40 da giocare, sempre 34-29, punteggio da mini basket questa sera. Banfi sopra per Roppo, penetrazione di Roppo contro Bosa, stoppatona di Ago Romei con la mano di richiamo, ancora penetrazione del numero 7 Cagnier e fallo di Ago Romei che va a cercare la stoppata. Pronti per il cambio Davide Terraneo, entra, uscirà Barbizan, abbassiamo il quintetto, abbassiamo un po' il quintetto, due tiri liberi per il numero 7 Cagnier, buono il primo libero, 34-30. Secondo libero, solo rete per i signori di Boffalora e quindi meno 3. Lollo accompagnato dal ferro, Lollo ristabilisce quasi subito le distanze e riporta il basket Rovello a più 6. Ancora Lollo contro Banfi, scarico sotto per lo scarico fuori poi per Cagnier, riconquistato il pallone da Banfi che va in svitamento e poi bomba molto buona di Varliero, sempre meno 3. Davide per Lollo, ora difesa a uomo, Romei consegnato per Lollo, esce dai blocchi Pessina, sotto per il nostro Romei e poi infrazione di passi, c'era stato un tocco però, infrazione di passi ma non c'è stato possesso e quindi cambiamo, mettiamo su Villa, rientrano anche il numero 14 Carnevale e il numero 15 Sacca e per noi rientra su Villa al posto di Ago Romei, buonissimo il suo terzo quarto, 3-7-3-4, possibilità di pareggio per i ragazzi di Coach Pastorello, prepariamo anche il cambio per Lollo, entra Apo Tommaselli, si svita il numero 14 Carnevale, poi Sacca, un'altra bomba un po' corta per i boffaloresi, blocco e Rollo sotto, grande Pessina e grande Villa che recuperano poi un'ottima difesa il pallone, ancora Lollo per Villa, per Bosch, finta al tiro, va in una bomba abbastanza ignorante e poi Pessina va a cercare il pallone commettendo fallo, così da far uscire Lollo per quest'ultimo minuto e 40 e far entrare Apo Tommaselli. 37-34, dottoressa, veramente pochi punti questa sera. 1.40 da giocare, due tiri liberi per il numero 14 Carnevale che ha subito fallo là sotto, buono il primo libero, 37-35.
È corto il secondo tiro libero. Boss va a prendere un ottimo rimbalzo e Apo Tomaselli conduce l'attacco. Davide Terraneo si svita, va in mezzo all'area. Molto bene Davide Terraneo, l'energia del capitano. Quando ce vo, ce vo. Apo Tomaselli poi commette fallo su Banfi, sulla penetrazione di Banfi, che è veloce, scappa via e si procura due liberi che possono andare a portare sul meno due i ragazzi di Boffalora. I ragazzi di Boffalora che non brillano per realizzazioni personali, ma che lavorano molto di squadra. Tant'è che il primo realizzatore è ben lontano dalle prime posizioni. 39-36, 1:20 ancora da giocare. Forza ragazzi. Boss per la bomba di Pessina che non va. Riconquista l'ennesimo rimbalzo Banfi. 1:05 da giocare. Va a portare blocco Carnemale per Banfi. Ancora esce fuori Banfi, sputato dal ferro. Poi fallo di Apo Tomaselli e di numero 7 Cagner si procura l'ennesimo tiro libero che possono portare al pareggio i ragazzi di Boffalora. Farei qualcosa, cambierei tutti e cinque che sono dentro tutti belli molli. Sono dentro proprio molli, proprio da domenica pomeriggio sul divano sono dentro. Stanno proprio, ed è anche il libero che li porta sul 39 pari. Sono rimasti tutti sul divano, tutti e 20. Apo per Villa sotto, per Castelli che viene anticipato da due. E poi fallo di Villa, che va a cercare di prendere il pallone e non c'è possesso, o sì. Minuto di sospensione a 39 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Tanto, come ricordavamo prima, la prossima partita ci vedrà domenica 29 aprile. Per chi non farà il ponte, Piero sarà qui a vederci. Per chi non farà il ponte del 1° maggio, l'unico ponte perpetrabile in questo mese, la prossima è in casa il 29 di aprile, dottoressa, se non farà il ponte, me lo segno, mica che non arrivo, me lo segno. Di questa ne parleremo per tutta, fino a quando durerà il basket Rovello ci sarà la dottoressa ritardataria, metteremo anche la targa in palestra, qui veniva la dottoressa Cattaneo ritardataria a fare il medico, a non fare il medico nella partita basket Rovello basket Lentate vinta a Tavolozza. 39 secondi ancora, Piero, ancora una volta 39-39 con 39 secondi da giocare. Oggi la regola dei numeri oggi è strana, prima erano 44-44, ora sono 39-39-39. Dai ragazzi, è buono anche il secondo libero. Apo, ancora Apo per Villa, in anticipo penetration, penetrazione e fallo di simulazione da parte di Villa, secondo me, ma sono due tiri liberi per Villa sulla penetrazione subita da numero 14 Carnevale, M Carnevale, da non confondere con F Carnevale che è il numero 3 che non è ancora entrato.
su Villa, 26 secondi alla fine di questo terzo quarto. Rezzo Villa sbaglia il primo libero. Secondo libero per il nostro Lorenzo Villa. Buono il secondo libero di Lorenzo, finalmente 40-41. Temporeggiano per arrivare all'ultima azione con il numero 9 Viganò. Si piazzano tutti larghi. 12 secondi alla fine. Ancora larghi, ancora larghi. Fuori per la bomba che va benissimo del numero 7 Cagnier. E poi perdiamo ignorantemente il pallone e lasciamo questi ultimi 2 secondi ancora da giocare ai ragazzi di Coach Pastorello. Vediamo in 2 secondi se riescono. Invece poi Davide Terraneo si uccide contro il muro. E termina il terzo quarto con il punteggio del 44 per il basket Doria Servizi Ambientali di Boffalora e 40 per l'Allianz Bank di Rovello. Amici di Piero, speriamo di vedere un quarto quarto un pelino più energico e più entusiasmante di questo, perché i nostri giocatori sono rimasti tutti quanti sui divanetti negli spogliatoi. Vediamo se riusciamo ad arrivare ad un punteggio decente giocando in un modo un pelino più grintoso rispetto a quello che stanno facendo ora. Tanto Cassano Magnago, Milano 3 conduce 40-36 contro Cassano Magnago e di Buccinasco a Castrano non abbiamo ancora notizie perché ha cominciato alle 6:30 e non ci mandano i risultati. 44-40 dicevamo, gli ultimi 10 minuti. Mettiamo ancora Apo, mettiamo ancora Castelli, Barbisan al posto di Villa. Gioromei e Davidino Terraneo pronti, pronti con la rimessa dell'arbitro Rancati di Pizzighettone, eseguita dal numero 14 Carnevale, vicino a noi. Carnevale per Sacca. Sacca contro Davide Terraneo, penetra e scarico, poi si gira, cerca lo scarico a sua volta Carnevale, la dà sulla testa a Sacca, poi Apo fuori per Davide Terraneo che finta il tiro, va in penetrazione, appoggia al vetro, il canestro non va, fallo di Varliero, primo fallo di Varliero e 2 tiri liberi subito per il nostro Davide. Due liberi per Davide, è rimasto fuori qualche partita per un infortunio. Buono il primo libero di Davidino. Secondo libero per Davide, solo rete per lui. Forza ragazzi, 44-42. Apo contro Roppo. Sacca cerca lo scarico per Roppo, invece no, la dà fuori per un improbabile tiro da tre da parte di Carnevale. Cambio, rientra il centro De Franco ed esce Carnevale. Ancora Apo per Barbisan, consegnato per Apo. Barbisan fuori per Davide, rolla sotto poi
e Davide Terraneo sfrutta lo spazio che gli crea Barbizan e va a mettere il punto del pareggio. 44 pari, amici di Piero. Ancora Sacca che porta palla, stanno facendo riposare un pochino Banfi. Barliero per la finta, poi Gioromei che recupera il pallone in ginocchio. Davide Terrano era già pronto in contropiede, ma Barbizan vuole tirare la bomba e non va. Schiaffone di Gioromei ed è minuto di sospensione dopo questo primo minuto e mezzo di partita. Tenuta imbarazzante, club tenuta imbarazzante, i fuso grigi del numero 15, Sacca, uomo partita Skies, il numero 2 direi, sì. Numero 2 degli avversari che si chiama Fursar Poli, che non è entrato, però io me ne frego. È bellissimo, è un ragazzo bellissimo, c'è e quindi barba. C'è una bellissima barba e quindi va bene così. Ha una bellissima barba da hipster e quindi va bene così. Poi dopo nell'intervista la dottoressa chiederò all'allenatore perché non ci ha fatto entrare Fursar Poli, perché la dottoressa lo voleva aggiustare un attimo. Pronti per riprendere, 8:28 da giocare. Mentre si sta disputando anche il derby tra Cantù e Milano. Mentre si sta disputando una fantastica partita in quel di Piombino tra i nostri amici dell'Urania Basket Milano e il Piombino. Sacca cerca di far fuori Terraneo, ma non ce la fa. Ancora Sacca contro Davide Terraneo che va a cercargli il pallone e poi gli sporca il palleggio. 12 secondi sprecati da parte del basket di Boffalora. Ancora Roppo per il pick and roll, molto bello il passaggio da parte di Roppo su De Franco. Esce il numero 9 intanto Viganò e rientra Capitan Banfi sul 44 pari. Pronti, consegnato il pallone per Apo Tomaselli che si complica la vita, va in mezzo all'area, scarica fuori per Barbizan dalla sua piastrella. Finalmente abbiamo pulito la piastrella di Barbizan, finalmente realizziamo una bomba come si deve. 4-7-4-4, è ancora lunghissima la partita, amici di Piero da Salonno. Banfi contro Apo, va in uno contro uno, ci porta il pallone dietro la schiena, subisce fallo, non fischiato. E poi Terraneo si complica la vita e poi placcaggio da parte del numero 20 Banfi su Davide Terraneo che ha preso una bella tronata. Va bene, serve per ragionare, serve per vedere il cervello che funziona. Apo per Barbizan, ancora consegnato per Apo, esce fuori. Poi va in uno contro uno Apo in mezzo all'area da solo, non va il canestro di Apo. Poi grande Federico che recupera un rimbalzo. Barbizan si fa spazio, ancora uno contro uno di Romei. Castelli che finta il passaggio, sfondamento di Barbizan non fischiato. Molto sfondamento di Barbizan non fischiato. Banfi per De Franco. Ancora Sacca che andrà in un terzo tempo molto anni 70, fallo fischiato, non fischiato. Apo finta al tiro, Barbizan finta al tiro, perde la maniglia. Roppo per De Franco, ruota sul perimetro il pallone, si ferma la transizione dei boffaloresi. Bloccone del numero 18 Verliero, che poi non riesce a conquistare il rimbalzo e molto astutamente Fede Castelli scaglia il pallone addosso al
numero 18, e quindi è attacco per il basket Rovello. Ancora Apo, fuori per Barbizan. Barbizan consegnato, consegnato a Davide Terraneo, e blocco irregolare di Roppo. 4-7-4-4, 14 secondi da giocare. Retina a posto, pronti per la rimessa. 6-12. Apo, Apo in mezzo all'area. Apo, non va il tiro di Apo. Stasera un pochino morbido Apo. Fallo di Apo adesso. Fallo veramente veniale su Banfi, che scappa via. Sempre 4-7-4-4. Segniamo sempre meno, dottoressa. Rimessa di Sacca qui vicino a noi. Banfi contro Apo Tommaselli. Blocco. Un altro blocco. Rolla sotto. Non cambiano uomo, giustamente, i ragazzi di Manuel. Semigancio di sinistro. Appoggiato bene al vetro, ma solo vetro. Tentativo di schiaffeggio di dietro, e poi Davidone Terraneo, tutta la sua esperienza, semina panico e segna il 49esimo punto per il basket Rovello. Ancora Sacca, prende blocco, fallo in attacco, fallo in attacco molto dubbio, dubbioso questo fallo in attacco. Era fermo il De Franco. Cambio, esce Apo ed entra Lollo per questi ultimi 5-27, ed è ancora con Davide. Abbiamo ancora Castelli in campo. Davide, Barbizan fuori per Lollo, Lollo per Barbizan, sotto per Castelli, anticipato, anticipato molto bene, oserei dire, da Cagner. Fischio amico da parte degli arbitri. Non avrei fischiato, non avrei fischiato. È come il rigore su quello là del Real Madrid, questo fallo qua. Io non avrei fischiato questo fallo qua, perché era un anticipo molto tranquillo, molto regolare. È stato considerato falloso. Due tiri liberi per Castelli, ma San Juan vuol dire che era buono. San Juan buono. 50-44. L'arbitro, come giustamente dice, ha un bidone della spazzatura al posto del cuore. Cambio per il numero 18, Barliero, che esce, per il numero 9 che entra, Vigano. Banfi, sempre Banfi. Banfi contro Lollo, Davide Terraneo che esce fuori a zingareggiare contro Roppo. Sacca, lo chiamo una pseudo 3-2. Bomba che non va sulla uscita di Gioromei. Castelli va a seminare zizzagni in fondo al campo. Ancora Davide, sotto per Romei. Barbizan, bombettina di Barbizan, corta, altra bomba corta, poi scontro tra due, palla che esce e poi contesa, e recuperiamo palla. Arbitri leggermente in confusione, dottoressa, gli darei un Lollo KO, e vabbè, ci penserà la sua fidanzata, io non vado sicuramente ad assisterlo. Lollo KO, 10 secondi da giocare, 4:30. Per questi ultimi bisogna andare ad asciugare. Mario, asciugare per favore. Mario chiacchiera con le femmine, guardano Lollo che si massaggiava. Mario asciuga. 51-44, 4:30 da giocare. Lollo ancora prende il blocco di Castelli, poi poppa dentro Castelli, fuori Davide Terraneo, va in mezzo all'area, si alza, tira,
ed ancora due punti del capitano che in questo ultimo quarto sta dando il suo grandissimo contributo. Sentivamo la sua mancanza, è ritornato proprio alla grande tra di noi il capitano. Ancora Banfi contro Lollo, arresto e tiro di Banfi che finta il tiro, poi Sacca, bomba di Sacca che non va, Barbizan, e ora temporeggiamo, arriviamo in fondo. Romei passa la metà campo e poi giochiamo col tempo, ragazzi. 3:50 ancora da giocare, la partita è ancora lunga, possiamo mettere un altro piccolo tassello, altri due punticini tra noi e la Boffalorese. Lollo da mille metri ed è Lollo da mille metri che ci porta sul più 12. Super Lollo dalla linea dei 3 metri della pallavolo, una cosa assurda per Lollo questa sera, ci ha abituato a bombe ma non, poi va in uno contro uno a cercare un po' di gloria in mezzo al campo Roppo, la scarica fuori per Vigano, conquistata la rimessa e 10 secondi da giocare per i ragazzi di Boffalora. Roppo ancora per Sacca, ancora per Roppo, penetrazione, arresto e tiro molto bello di Viganò, sputato dal ferro, non è stato fortunato, l'esecuzione era stata molto buona. Ancora Lollo per Romei, fuori per Castelli, oh, backdoor di Lollo che non va, poi schiaffeggiamo e riconquistiamo il pallone, giochiamo fino in fondo con Romei e Davide Terraneo che andrà sicuramente in uno contro uno in mezzo all'area. Attenzione, si gira, si volta, scarica sotto per il backdoor di Castelli, buono backdoor di Castelli, bravo Davide, questa volta il canestro ed il passaggio è uscito dopo averne cannati un paio, dottoressa. Intanto Sacca si è fatto male, vado a soccorrermi Sacca, mi spiace per lui, vado a soccorrermelo. Abbiamo segnato finalmente qualche punto, eravamo 44-40, loro non hanno ancora segnato in questo ultimo quarto. Dottore, l'ho detto dottore che bisogna andare. Anche la dottoressa va a vedere cosa si è fatto Sacca, che credo si sia scavigliato. Forza Roberto. Tanto 58-44, 2:34 ancora da giocare. La dottoressa sta analizzando, approfittando del minuto di sospensione. Ritornano in campo con il numero 0 al posto di Sacca. Lo lasciano per terra, andrei a prendere un pochino di ghiaccio magari. Dottoressa, la prognosi è riservata, distorsione tibiotarsica classica. Roby va a prendere un secchialino di ghiaccio per il mojito del post partita. 58-44, 58-44, 2:34 da giocare, libero supplementare per il nostro Castelli, realizzatore di un bel sottomano di sinistro sul backdoor, sul passaggio backdoor da parte di Davidino Terraneo. Cortissimo, senza ritmo questo tiro libero. Boffalorese allora che cerca di riavvicinarsi. Banfi, ancora Banfi contro Lollo, sotto per il numero 18 Barliero che la gira De Franco, ancora De Franco, passi di, poi perde la maniglia, gancio di De Franco che non va, ormai senza più ritmo l'attacco di Boffalora. Ecco Roberto che arriva con il ghiaccione, Davide per Barbizan, consegnato per Lollo, Lollo per la penetrazione di Romei che si avventura, e anche lui, arriviamo a 60,
e noi invece i ragazzi di coach Pastorello hanno veramente smesso di segnare. 44 erano, 44 sono rimasti. Lollo che ubriaca, Castelli che va a portare il blocco, prima Lollo e poi a Banfi, pronti per il cambio anche i due giovani Martinoni e Donegà. Lollo da 1000 punti, scalfisce il ferro, poi fuori, doppio cambio, esce Barbisan ed entra Martinoni, esce Davide Terraneo ed entra super Donegà, classe 2000, Luchino Donegà, che ormai Luchino non è più, ancora Banfi. Penetra e scarico, no, penetro e ferro di Roppo, scusate. Ancora Lollo che va a cercare fortuna, temporeggia Castelli per Donegà. Donegà che vorrà tirare sicuramente. Super blocco, Romei, bomba di Romei che fa più 19. Completamente spenta la squadra. Penetration, grande rotazione del numero 0 De Franco e poi conquista anche il tiro libero supplementare sul fallo commesso da Castelli, secondo fallo di Castelli. Buono anche il libero supplementare che va a 47 per la Bozzalorese. Ancora Donegà per Romei, carica per Castelli, Lollo che riceverà il blocco di Castelli, rolla sotto Castelli, poi fallo, fallo del nostro numero 0, due tiri liberi per Lollo, Lollo, Bombarolo. La dottoressa deve andare a lavorare, fa il turno, comincia alle 8, esatto, esatto. E beh, 17.33, ce la fai tranquillamente, nima problema. Lollo, buono, 64-47. Vuol dire che di perderla in partita, se non ce la fa tranquillamente. Oh, lungo il tiro libero di Lollo, poi Castelli schiaffeggia, ultimi 31 secondi ed esce allora. Esce, chi esce? Esce Lollo, standing ovation per Lollo ed entra il PES. Molto bene, siamo ancora a 29 secondi a questa finale di partita. Amici di Piero, possiamo dire bella o scarico sotto sul taglio del numero 18 Verliero, 6-4-4-9, ultimo tiro, temporeggiamo, ok, non giochiamo più, finisce così la partita sul 64-49. Amici di Piero da Salorno, ci vediamo tra 15 giorni esatti per l'ultima partita con il Rams d'Averio. Buona cena a tutti quanti e ciao!